Ciao a tutti, bentornati sul nostro canale. Allora oggi ritorniamo a questa scacchiera che abbiamo fatto l'altra volta insieme sui quadratini neri. Ho fatto questi qua, il disegno. Gli ho dato un colore unico, ho passato con la carta vetrata e adesso gli do su queste parti qua il colore nero e il resto rimane così. Questa sarà una scacchiera decorativa. Si può giocare, però di più come arredamento per la casa. Non ci sono i numeri, i cifre, sarà così. Però una cosa simpatica. E ritorniamo al nostro discorso di a parte sotto, come si può fare. Io ho preso le misure a caso. Qui mezzo centimetro, qui un po' di più, due tagli che vanno sempre dentro. Poi ho passato con semicerchio, ho liberato. E adesso cominciamo a lavorare. Allora, facciamo così. Più o meno con angolare gli diamo così, poi lasciamo due, uno due, così. Facciamo con angolare prima e poi piano piano gli famo così. Adesso vediamo insieme. Cominciamo da questa parte qua. Mi raccomando, la tecnica di sicurezza, non mettiamo mai le dita davanti. Io volevo fare una cosa, però come qui mi è capitato il legno, questa parte qua un po' brutto, quindi ho dovuto cambiare il disegno. Qualcuno può dire che posso farmi male, no, spiego perché. Prima di tutto non metto sopra la mano, metto sotto. Secondo, con queste due dita io lo reggo, la sgorbia non può scivolare più di tanto. Cominciamo, partiamo con un angolare. Quando arriviamo alla fine, alziamo e entriamo nel nostro bordo. Qui pure un pezzo di legno un po' brutto, quindi quello che all'inizio volevo fare non riusciamo a farlo perché sarà troppo sporco. Prendiamo il nostro coltello e dobbiamo pulire quegli spazi che sono sporchi. Non pulisco perfettamente perché ancora dobbiamo lavorare su questo bordo qua, quindi
dopo con un taglio pulisco tutto quanto. Cosa bisogna fare? Su queste parti qua dobbiamo entrare con semicerchio. Finisci queste parti qua, gli famo sempre con semicerchio. Si può fare anche con gli sgorbi per basso rilievo, però noi li famo con semicerchio. Sarebbe così. Prima gli dobbiamo fare il taglio. Un taglio gli abbiamo fatto. Poi prendiamo il nostro semicerchio. Così, piano piano, dopo si pulisce un pochino con la carta vetrata, e questa parte qua prendiamo il semicerchio da 30. E facciamo così. Poi passiamo sui lati. Ripeto, il legno non è che è tanto buono, mi è capitato, quindi tocca accontentarci a quello che ce l'abbiamo. E così li famo uno da una parte, un altro dall'altra parte. E tutti quanti gli facciamo così. Allora, guardate, abbiamo fatto questo qua. Già qualche cosa scappa fuori. L'importante è che abbiamo fatto il gioco dei livelli, uno più basso, un altro più alto, non sempre tutto in un piano. Allora, cosa dobbiamo fare? Si potrebbe fare così, da questo nodo da sopra, da questo punto qua, prendere e entrare uno così, uno si può fare così, se no uno si entra di qua, un altro si entra di qua, si può fare così. Penso che così sarà meglio, perché roviniamo tutti e due i bordi, questa parte rimane più alta. Si può provare. Poi qui prendiamo da qui, entriamo di qua. Per adesso facciamo così, poi vediamo cosa scappa fuori.
Sempre si può qualcosa aggiungere. Questo di qua. Penso che conviene fare anche questo di qua. Così. Mo faccio il resto e poi vediamo insieme. Allora, guardate, cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto con angolare entrare di qua e con angolare due entrate di qua. Poi alla fine da questo il buco prendiamo e entriamo di qua, qui al centro entriamo di qua e basta. Così abbiamo un disegno simpatico, leggero e tutti possono fare. Quello che si riguarda alla nostra scacchiera è venuta fuori così. Secondo me una cosa simpatica. Anzi, si può fare come qui, come lo vediamo, c'è il spazio, c'è il troppo stagionato legno. Si può combattere un pochino e far diventare un cofanetto scacchiera. Se no, si può fare due cose diverse da una cosa. Secondo me la scacchiera è venuta bene. Una cosa che non si trova così un'altra. Poi porta caramelle o porta qualche cosa pure. Mi sa che andrà bene. Qui si potrà fare questa parte qua in questo colore che abbiamo usato sulla scacchiera e qui il colore nero intorno ai bordi, e scappa fuori un bella porta caramelle, porta qualche cosa. Per oggi è tutto qui. Questo qua porta bottiglia che abbiamo fatto quasi insieme, ancora non c'ho il tempo di finire, spero di cominciare oggi a passare con la finitura. Come non c'ho il tempo, qui veramente bisogna fare la protezione prima, poi la finitura. Però come non c'ho il tempo, mi sa che do due o tre mani in più, però faccio con la finitura, perché il tempo c'è poco, e quindi per non combattere. Ma la scacchiera è venuta bene. Per le sgorbi, per spazi vuoti, cofanetti, scacchiere, tutto quanto sotto il video lascio sempre il mio numero. Iscriveteci sul mio canale, mettete un bel like e buon proseguimento a tutti.